Quando si va in Emilia c'è una cosa particolare che si mangia e che ci rimane particolarmente impressa, oltre i salumi buonissimi che ci sono, oltre i primi, oltre i secondi, insomma io sono un po' legata alla mia Emilia, quindi a me piace tutto. Però torniamo a quello che vi volevo dire, c'è una cosa particolare che viene portata a tavola che piace sempre a tutti, grandi e bambini, ed è il gnocco fritto. In realtà il gnocco fritto è una cosa semplicissima da fare, ma che rende tantissimo, perché si mangia e viene gustata con dei buoni salumi. Non è nient'altro che la pasta del pane, poi dopo fritta e portata calda in tavola con dei buoni formaggi e dei buoni salumi. Ed è proprio quello che voglio preparare io oggi per i miei ospiti di stasera. E quindi l'operazione è sempre la stessa, quella di fare il pane, sciogliere il lievito, in questo caso io uso l'acqua frizzante, aggiungere un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, una buona farina, io ne uso una macinata in pietra perché così il risultato sarà ancora migliore, e poi in questo caso aggiungo anche un pochino di burro nell'impasto. Fatto questo, impastatrice, riposare qualche minuto, giusto il tempo per stendere la pasta e fare le mie forme, e friggere. E il mio antipasto perfetto sarà pronto in pochissimo tempo. Impastare. Un'ultima impastata così a mano e poi per il gnocco fritto. L'Emilia è una terra dove le persone sono gioiose, solari, la terra del liscio, della musica, del ballare, e forse anche il fatto che questi cibi sia la terra dei cibi semplici ma che raccolgono tante persone a tavola, che si possono anche fare insieme. Dietro gli impasti ci sono storie di donne che si trovavano insieme a fare la pasta piuttosto che il pane, in questo caso anche il gnocco fritto, o un'altra cosa che fa mia nonna che un giorno o l'altro vi farò, che in dialetto si chiama Kissel, che è una rivisitazione un po' del gnocco fritto. Semplicissimo, veloce e soprattutto buono e gustoso. Quindi ancora un po' di sale grosso. Il mio piatto antipasto è pronto, però scusatemi, devo correre via perché va mangiato caldo. Sai che c'è? Che è c'è? È proprio bello. Prego.